Bella a tutti, andarmene oggi. Siamo qui in un nuovissimo video di Assassin's Creed Origins. E questa sarà la, in poche parole, la scena d'entrata. Cioè, ciao a tutti, assassini. Bentornati sul mio canale. Oggi, ragazzi, siamo qui perché, raga, facciamo parte dell'ordine di Cleopatra. Siamo il Magi di Cleopatra. E ora, ragazzi, è il momento della vendetta. A quanto pare, non sono solamente queste persone che hanno ucciso Kemo, ma anzi, raga, sono molte di più. Abbiamo la lucertola, abbiamo il coccodrillo, abbiamo la iena e infine lo scarabeo. Questi altri quattro membri. Quindi, naturalmente, noi siamo pronti. Però non proprio, in quanto, raga, come potete vedere, ecco. Ragazzi, purtroppo, e dico purtroppo, non siamo pronti per nessuna di queste prove, che, cioè, è normale. E quindi, raga, questo sarà un video dove faremo le secondarie. Sei giovane e hai gambe forti. Sei quello che cercavo. Perfetto. È arrivato il piccione. Ho mandato lui a prenderlo, ma è così inaffidabile. Starà facendo gli occhi dolci al maestro Darmi. Se la trovo, lascia stare. Voglio la mia lettera. La trovi alla torre Colombaia. Ogni notizia può essere essenziale ormai. Va bene, ho capito. Vedrò che cosa posso fare. Va bene. E boom, la possiamo fare, credo. Sì, vabbè, sì, credo di sì. In realtà noi se saremmo stati in livello 12, ora saremmo livello 13 e potremmo già farlo. Però vabbè. I piccioni sembrano spaventati. Cos'è successo? Brutto segnale. Da dove arriva quel carbone? Allora, come possiamo vedere, sì. Attenzione, raga, il carbone sale di qua, eh? Bayek è diventato Batman. No, dai, no. Che confusione. Confusione. Tu non pensi al sangue, no? Ancora fresco. Ok. No, dai, no, non mi puoi fare. Chi era Serro? Deve aver subito un colpo. Da Gianni Morandi? Non credo. Oh, asce. Certo, certo. Sangue ovunque. Ma il corpo? Boh. Guardiamo bene. No, il corpo non è qua. Porca miseria, raga, è difficile. Non c'è niente. Sangue ovunque. Ma il corpo? Ma dov'è il corpo? Se noi andiamo qua, usciamo? Oh, cavolo. E allora, raga, io non so veramente cosa dirvi. L'unica cosa che mi potrei aspettare è che entra qua, però... Come? Trasporta. Trovato. Ma madonna. Se solo avessi saputo come fare un balzo simile. In che guaio ti sei infilata? Bestie. Con volti umani attaccano i deboli e gli sfortunati. Vabbè. Non possiamo restare impotenti di fronte agli sciacalli che ci minacciano. Che poi quello là ci aveva chiesto la lettera, non lei, eh. Però vabbè, dai, proviamo a portargliela. Dai. Ok, vediamo un pochino. Ok. Ruia. Che è successo? È stata buttata giù dalla torre dei piccioni. La lettera. Perché l'hanno ucciso? Quello è l'emblema che indossava il maestro Darmi Vibrio. Perché lo aveva? Lo scoprirò molto presto. Oh, man.
Però vediamo quanto ci dà questa missione. Dai, non mi dà niente. Mia povera cara, non te ne fotti un cazzo, volevi la lettera te. Dimmi, devo parlarti di Rulia. Perché dovrei sapere dov'è? Forse perché hai il tuo emblema. Beh, era solo una cagna egizia. Perché lo hai fatto? Parole pesanti. Non volevo ucciderla. Solo dare una lezione alla sua insolenza. Si è rifiutata di leggermi una lettera. Tu devi dirlo a Pele. Forse ti interessa fare la stessa fine di Rulia. Stupido egiziano. Ti insegnerò quel che ho insegnato a lei. Dai, no. Prova. Ma non c'è. Cavolo! Raga, questo qua è forte, eh? Non è vero. Stavo scherzando. Oh cavolo, no, raga. Avevo ragione. Ok, raga, l'ho ucciso. Ma questa è culo. Oh, piano, Bayek. Ha già capito. La lettera di cui parlarla. Ok, siamo sporchi di sangue. Ci laviamo, Bayek? Ma sì, ma sì. Subito, eh? Parliamo. Era Dino. Sì. Ha ucciso Rulia senza pensare. Torce. Ed è morto perché anche di fronte a me non pensato proprio poco. Quale assurda tragedia. Era una ragazza intelligente di gran buon. E mi ha dato 1000 XP. Basteranno per un prossimo... Madonna! Sei inutile! Ma io mo dove la trovo un'altra missione secondaria? Ci vediamo dopo! Ragazzi, stiamo dirigendo verso un'altra missione secondaria. Speriamo di riuscire. Dai, raga. Credo che questa serie vi piace un sacco. Farai solo innervosire gli ippopotami o farai tornare i bambini? Cosa succede? Ehi, sembri robusto e ti muovi senza paura. Vuoi aiutare un povero contadino? No! L'ippopotamo ha ucciso il tuo amico. Sì, la loro furia ne ha uccisi molti. Ieri siamo stati assaliti dai banditi. Mentre attaccavano, hanno disturbato gli ippopotami, spingendoli nei nostri campi. Gli dei ce l'hanno davvero con noi. Non possiamo raccogliere le messi né seppellire i morti con quelle bestie nei nostri campi. Aiuterò con i cadaveri. Ne vedo uno là, bello pronto. Va bene. Cazzo fate? Ah! Madonna! Che cos'è? Ma non mi avevate specificato. Mi aiutate? Pezzi di me. Mi aiutate? Va bene. Forse era meglio che non promettevo. Ok, sì, vabbè, qualcun altro, no, non funziona. Tre, ora, quattro, sono da... Cazzo. No! Non ci credo, devo portare i corpi. Ma no, ma io pensavo che dovevo uccidere. Ma mi prendi per il culo. Quindi quegli ippopotami non è che... Madonna, è uno fatto. Vai, porta. Bello, bravo, eh. Tu che cammini. Oh, non me lo fa lasciare, però mi dispiace. Ma che cazzo... Ok. Allora, Kono, dovrei lasciarla, no? Lasciata! L'ho lasciata. Uno l'ho lasciato. È lui! Porca miseria, raga. Cavolo! Bestia!
No, 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 bravo. Non mi rompere le palle. No, no, però... Non è Meghedre. No, non è lui. Ti aiuterei, ma non ho speranze contro quelle belle. Stai tranquillo. Perché faccio sempre tutto io, no? Voglia. Ok, ok, credo che sia questa. Dai, dai, dai. Dammi la speranza. Porca miseria, è stato un piacere. No, 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 no. Corri, 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 corri. Ti do un bacino quando torno. Ma ti giuro, prendi lui, è più sano. È più sano quello. È più sano. Dai, ma non ci credo. Ma perché dovrei attaccare da un animale selvatico? Tanto morto. Dai, è lei. Muoversi su. Ma cosa? Ma si è bugata. Vabbè, pure lui si buga. È Meghedre? No, lui è il figlio di mio cugino. Ah! Era un idiota. Lo so. Ehi, ciao baby. Cioè, scusa, una donna e il figlio e il tuo cognato? Su, vieni qui. Grazie. Oh, qualcosa l'hanno fatta nella loro vita. Aiutami. Ciao, piccolo. Dietro di me, Curios. Curios. Dai. Se non sei tu, io me ne vado. Sì, vabbè. Ma tu sei un maschio! Ma non sono tutti quanti, no? Io faccio ste missioni a capocchia, no? Giustamente. Il mio povero Meghedre! Dov'è? Ea! Con tre. Ma cosa? Dio. Prendilo, prendilo! Wow! Credo che sia l'ultimo. Meghedre non era tra loro. E ora che cosa mangio? Ma... Ti ringrazio. Ora possono riposare in pace. Chi è Meghedre? Perché tua zia lo piange? Il nostro guardiano. Forte e impavido come te. Era lui a difenderci dalle bestie feroci e dai banditi. Ora non abbiamo più nessuno che ci protegga. Una maledizione che affligge tutto l'Egitto, pare. Dov'è il covo di quei banditi? C'è una gola. Ti ci porterei, ma è troppo pericoloso. E poi qualcuno deve pensare ai morti. Certamente, la troverò. Quei banditi sono noti come i grandi famelici. Che gli dèi ti proteggano. Se tu mi proteggerai sicuro. Tanto tu non fa un cazzo. Ti porto. Oh, ultime parole famose. Ti potrei portare. No, mi potrebbe uccidere. Ma ho capito. Ho capito. Però dico, forse io ti potrei proteggere. No, no. Non proteggerti. Ma quando mai? Ok, così. Nomo di Sapame. Bel nome. Ciao raga. Sì, vabbè. Giustamente è il piombo di te. Zona di esplosione. Questa la chiami zona. Stanno a pigliafuoco. Stanno a pigliafuoco. È chiaro che quadrino. Vieni, 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 ti devo fare un regalino. Un regalino, non ho detto. Eccolo, eccolo te. No, no. Oh, no, 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 prendi. Eccoti qua. Muori. Ultime parole famose. Tu che sei incendiato a capocchia. Non provare a toccarmi, Senu.
Ok, ok. Vuoi liberarmi? Ti faccio uscire da lì. Vai, grande. Tu dovresti essere come a me. Mm-hmm. Sicuro. Guarda che li ho uccisi. Non è che non li ho uccisi, eh. No, li ho uccisi. Cazzo. Ah, aiuto. Madonna mia, che po'. Morto, morto. Dove vai, idiota? Madonna. Ah, minchia, hai ragione. Ma mi potresti aiutare? No, io devo scappare. Fuoco bomba! Fuoco bomba! Dove devo fare, raga? Beh! Dove dobbiamo andare, Bizzarro? Andiamo. Sbrigati! C'è pure quell'altro tizio che non voglio scontrarmi perché sarebbe troppo facile ucciderlo. Ti muovi? Ok. Parliamo. Grazie. Ma perché sei salvato? Tua zia mi ha detto delle vostre difficoltà. Libero che è giustamente prigioniero. Ma non posso ignorare le sofferenze di guardia. Tu sei un meggià. Noi due siamo come fratelli. Sì, sì, devo tornare in fretta. Il capobabbo. Fratelli. Ha gli stessi muscoli. Tranquillo, Bayek. Mi aiuterai a fermarmi? Se mi dà poca XP, li ammazzo. Se mi danno poca XP... Raga, avete visto quanto stiamo a fa', no? Cioè, se non arrivo a livello 13 oggi e nel prossimo episodio faremo... Cioè, vi giuro, vi do un pugno a questo. Non sto scherzando. Vieni qua che ti do un pugno. Vieni. Sono più veloce. Tiè. Assaggia il culo del mio cavallo. Gli ippopotami uccisi, naturalmente. Sì, sono tornato, zia! Sì, tipo si sarà fermato, starà brindando, io che vado a uccidere. Perfetto. Vai, raga, vai, dai! Dai! A merda! E qui è Gianni Mora! Ci uccideranno tutti! Oh! Madonna! Io sto a pigliare un sacco, raga, chi non ha... Oddio, no, raga! Questo qua è bravo, eh? Madonna, raga. Non quanto farei tu! Campo... No, vabbè! Capo degli scemi! Geniale! E ora morirai! Capo degli scemi! Poi... Un altro morto. Ma come osi? Cavolo. Va. Easy. Ce l'abbiamo fatta. Anche tu ti batti come un leone. Sicuro. Ho imparato molto. Mi hai reso un guardiano. Legittimo bisogno, persone con conto. No, ha bisogno di persone come noi. Di te muscoloso sicuro. Certo. Gli darei zia, ho ucciso qualcuno. Troppo bello. No, vabbè, no, raga. Non gioco più sto gioco. Guardate di quanto. Non posso credere. I dei ci proteggono. Va bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto con questo tizio molto bello dietro. Non mi dire che è lui perché sennò mi metto troppo a ridere. Ciao!